Mercedes Anger e il fidanzato Leonardo si sono lasciati di nuovo. È finita di nuovo tra Mercedes Anger e il fidanzato Leonardo. I due erano tornati insieme dopo aver vissuto 2 mesi di crisi, ma la minestra riscaldata non ha funzionato. La figlia di Eva Anger e Riccardo Schicchi lo ha confidato a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D'Urso, la modella e presentatrice ha rivelato che la rottura è recente e che sta ancora soffrendo per la situazione. Però la scelta di lasciarsi è avvenuta di comune accordo, senza grosse litigate. Mami, come la chiamano affettuosamente i familiari e i fan, e Leonardo hanno capito che il loro rapporto è cambiato dopo la crisi e hanno così preferito non continuare a stare insieme. In quei 2 mesi di separazione, sono venuti meno degli equilibri che non siamo più riusciti a recuperare. Ci siamo lasciati serenamente, senza grosse litigate, ha ammesso l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. Pomeriggio 5. Mercedes Anger spiega perché è finita con Leo. Ne abbiamo parlato serenamente e abbiamo deciso di lasciarci. Sono molto dispiaciuta per questa cosa, ha aggiunto Mercedes Anger. La ragazza e Leo sono stati insieme per circa 1 anno, e hanno anche convissuto. Leonardo è tedesco ma lavora da tempo a Roma, dove è una guida turistica al Vaticano. In passato ha lavorato come personal trainer e buttafuori nelle discoteche. Il primo incontro con Mercedes è avvenuto proprio in palestra, dove la Anger si reca tutti i giorni per scolpire al meglio il suo fisico. La vita privata di Mercedes Anger prima di Leonardo. Prima di conoscere Leonardo, Mercedes Anger ha avuto una breve relazione amorosa con Sergio Arcuri, il fratello della più famosa Manuela Arcuri. Prima ancora si è parlato di un flirt con Jonas Verano, l'attore spagnolo conosciuto proprio all'Isola dei Famosi, ma i due non si sono mai spinti oltre l'amicizia.